Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi una top 5 dei 5 film d'animazione Disney barra Pixar che secondo me in questi ultimi anni, sto parlando di 2, massimo 3 anni, giusto per un film, e secondo me appunto meritano davvero tanto. E soprattutto ragazzi, se uno dei film che nominerò in questa top non l'avete ancora visto, ragazzi correte a vederlo perché davvero meritano tantissimo. Io direi di cominciare. Sappiate che non ci saranno spoiler, quindi la trama la racconterò giusto per darvi un'idea, soltanto appunto l'inizio, quello che si trova già su internet se ci pensate, giusto per farvi capire di che cosa stiamo parlando, ma assolutamente non ci saranno spoiler, quindi puoi vedere tranquillamente questo video. All'ultimo posto di questa mia classifica, quindi parto dal quinto posto, ho deciso di inserire, ragazzi, colui che in realtà ha vinto proprio l'Oscar quest'anno. Sto parlando di Encanto. A me questo cartone è piaciuto veramente tanto. Però rispetto agli altri film di cui vi parlerò in questa top, non lo reputo migliore, assolutamente. Io credo che Encanto sia un bellissimo film d'animazione, molto divertente, ma che abbia effettivamente qualche buco di trama. Poi ovviamente se ci sarà modo ne parleremo magari in privato, giusto per non spoilerare niente nel video, ma per darvi un'idea, in Encanto la protagonista è Mirabel, è una ragazza che vive appunto nella città di Encanto, in cui la famiglia più importante sono queste Madrigal, ovvero, anzi la famiglia Madrigal, fatta sia da uomini che da donne chiaramente. Bene, in questa famiglia la particolarità è che ognuno ha un suo potere speciale e unico, che gli altri membri della famiglia chiaramente non hanno. Mirabel è l'unica a non avere alcun potere e poverina non si spiega come mai, è rimasta l'unica della famiglia a non avere assolutissimamente nessun potere. Quindi diciamo per lei è dura comunque vivere in mezzo a membri della famiglia che sono ognuno a modo loro speciali, no? Lei si sente diciamo la pecora nera un po' della famiglia. Bene, però quando viene minacciata ad un certo punto alla magia nel regno di Encanto, lei si sentirà l'unica in grado di poter risolvere questa problematica e quindi si farà veramente in quattro per cercare di capire come mai la magia comincia ad avere qualche problema, qualche crepa. E diciamo che crepa è veramente una parola chiave di questo film, appunto completamente incentrato sulla magia, quindi se vi piace questo tema assolutamente da vedere. Al quarto posto di questa top ho deciso di mettere, ragazzi, il film più recente che ho visto, ovvero Red. Ragazzi, questo film veramente mi ha stupito tantissimo, è stradivertente veramente, ho riso forse più di tutti gli altri film di cui vi parlo oggi, quindi assolutamente da vedere, è strabello. La protagonista è una tredicenne che si chiama Mei Li e praticamente vive, diciamo, tutti i drammi tipici dell'adolescenza, non si sente capita dalla mamma, che in realtà però la comanda a bacchetta e lei paradossalmente ci sta perché vorrebbe essere accettata dalla famiglia. Allo stesso tempo però quando è a scuola con le amichette si lamenta un po' di questa oppressione da parte della madre, quindi c'è questo rapporto veramente particolare con la mamma in cui sinceramente mi sono rivista e credo che tantissimi fra voi potreste appunto rivedervi in questo rapporto che Mei ha con la mamma. Succede però che a un certo punto Mei, tra un po' di tempesta burrascosa di emozioni, ragazzi, si ritrova praticamente nel corpo di un panda rosso. All'inizio ovviamente urla, si dispera, non capisce, sbatte dappertutto perché chiaramente questo panda rosso è gigante, quindi molto divertente quella parte. Chiaramente la prima cosa che la bambina fa è nascondersi, cioè si nasconde da tutto e da tutti fino a quando praticamente la madre non la becca. E praticamente le spiegherà che tutto questo è dovuto ad una maledizione che ha colpito le donne della loro famiglia, per cui ad un certo punto della loro vita, ragazzi, bam, si trasformano in un panda rosso. Questo è legato ad una discendenza particolare, ragazzi, di una tipa che non mi ricordo come si chiama sinceramente, che però aveva appunto subito per prima questa maledizione del panda rosso. Non sappiamo chiaramente ancora, o meglio, io che ho visto il film lo so, però ad oggi per voi non sapete, ecco, parliamo così, non sapete se questa cosa per la bambina sarà un problema o se si abituerà, diciamo, a queste trasformazioni che
chiaramente arrivano all'improvviso perché sono strettamente legate alle emozioni che prova Mei. Quindi ogni qualvolta lei si emoziona o si arrabbia o si agita, sbam, arriva il panda rosso. Quindi questa cosa veramente mi è piaciuta tantissimo ed è per questo che ho deciso di mettere questo film al quarto posto di questa top. Al terzo posto di questa mia top, e ammetto ragazzi che questo è il film tra quelli che vi sto nominando che ho visto per primo, quindi non me lo ricordo proprio strabenissimo, ma ragazzi le emozioni che ho provato vedendo questo film non ve le spiego, quindi vedetelo già solo se siete persone emotive come me. Sto parlando di Soul, ragazzi. Questo film, già la traduzione vuol dire anima, e in poche parole gira intorno alla figura di un musicista jazz che si chiama Joe Gardner, che vede la sua vita come non mai veramente realizzata, in più ha una madre che vorrebbe per lui soltanto il posto fisso, invece lui è appassionato di musica jazz, insegna già alle scuole medie, e il giorno in cui decide di fare un provino per un importante quartetto della città, praticamente esce da questo provino e cade in un tombino scoperchiato e ragazzi muore, ci perde la vita. Bene, l'anima, appunto Soul, l'anima di questo Joe Gardner si ritroverà in un mondo parallelo, un po' strambo, che ragazzi a me ha ricordato tantissimo il paradiso. E la sua anima si ritroverà in questo luogo dove praticamente ogni anima viene addestrata prima di poter tornare sulla terra e quindi prima di poter essere assegnata ad un nuovo corpo umano da abitare, in poche parole. E la cosa bella è che tutto partirà dal fatto che Joe Gardner, appunto, il corpo si ritrova in un letto di ospedale mentre la sua anima sta combattendo per ritornare sulla terra, e l'unico modo che trova Joe Gardner, l'anima di Joe Gardner, per tornare sulla terra è stringere un patto con l'anima numero 22. L'anima numero 22 non vuole tornare sulla terra, mentre Joe Gardner non vuole morire, quindi dovranno cooperare e collaborare per realizzare, diciamo, i loro obiettivi. Non sarà semplice perché chiaramente ognuno di loro dovrà lavorare su se stesso per ottenere quello che vuole. Al secondo posto, ragazzi, ho deciso di mettere questo film. Devo dire che ero molto tentata di metterlo al primo posto, poi ho cercato di fare un po' l'ago della bilancia, ho cercato di prendere pro e contro di entrambi e alla fine Raja, appunto, l'ho messo al secondo posto. Raja è un film d'animazione che davvero mi è piaciuto tutto, dall'inizio alla fine. L'ho trovato davvero molto avvincente già a partire dalla trama. Le animazioni mi sono piaciute tantissimo, i doppiatori mi sono piaciuti tantissimo. Tra l'altro in questo film ha doppiato Marina, che è una youtuber che io seguo da un sacco di anni. E quindi ciao Marina, se mai vedrai questo video. Ha doppiato uno dei personaggi secondari, però insomma una bellissima esperienza per lei. E a me appunto ha fatto semplicemente piacere. Quindi tornando a noi vi parlo di Raja. Siamo 500 anni fa, c'era una regione chiamata Kumandra in cui i popoli praticamente vivevano in pace e in armonia. Un giorno però arrivano i Drun, che sono queste entità malvagie che sfruttano la cupidigia e la discordia dell'uomo per appunto farli litigare, mi viene da dire, per distruggere questa pace che il popolo aveva costruito con tanta pazienza. Questi Drun hanno tra l'altro anche il potere di trasformare gli uomini in pietra. Gli unici che sono stati in grado di combattere questi Drun sono i draghi. Quindi i draghi vengono viste come delle creature misteriose e fantastiche che praticamente ormai non esistono quasi più. Oggi però Kumandra non esiste più e Raja, che appunto si può dire essere la principessa del regno, dovrà trovare un modo per far tornare il suo popolo e tutti i popoli vicini nuovamente in pace tra di loro, e quindi sarà proprio un viaggio bellissimo insieme a Raja, e incontrerà un personaggio che io adoro, ragazzi non vi dico niente, incontrerà un personaggio meraviglioso e tutta la loro storia insieme sarà veramente veramente strabella, quindi vi consiglio tantissimo Raja. Se non l'avete visto ragazzi correte a vederlo, perché ripeto ero molto tentata di metterlo al primo posto e ci mancava proprio tanto così. Al primo posto di questa mia top, ragazzi, rullo di tamburi, ho deciso di mettere Luca della Pixar. Ragazzi, questo film è un tuffo all'italiana, cioè io per quello l'ho amato tantissimo, i paesaggi, i continui rimandi, soprattutto alla Puglia, mi sono piaciuti veramente veramente tantissimo. Luca appunto è il protagonista ed è, come dire, una creatura marina slash bambino, capirete vedendo il film perché, che viene continuamente ripreso dai genitori che sono molto apprensivi nei suoi confronti e non vogliono assolutamente che lui si avvicini alla superficie del mare, perché loro appunto vivono nei fondali marini. Questo perché ogni qualvolta Luca uscirà fuori dall'acqua o comunque metterà una sua parte del corpo fuori dall'acqua, ragazzi, prenderà le sembianze di un bambino.
Però ragazzi, Luca scopre di non essere l'unico ad essere così, perché incontrerà Alberto, che è un altro personaggio che a me è piaciuto tantissimo. Alberto è un po' il contrario di Luca, cioè è molto spavaldo e vuole veramente andare all'avventura, è molto più coraggioso di Luca. Luca è cresciuto, se vogliamo, all'interno di una palla di vetro, sempre protetto assolutamente dai suoi genitori. Quindi sono veramente due figure diversissime tra loro e proprio per quello è davvero bello vederli cooperare in quello che faranno. Non vi dico niente, l'unica cosa che posso dirvi è che entrambi i bambini, presi dalla curiosità e dalla voglia di allontanarsi dalla loro famiglia o dal posto in cui si sono sempre ritrovati, si avvicineranno all'unica città barra paese barra villaggio più vicino a dove abitano loro, sapendo che lì incontreranno tantissimi esseri umani che non sono abituati a creature come loro. Quindi sarà veramente un'avventura bellissima, anche qui molto divertente, molto avvincente, e quindi ragazzi, assolutamente per me è il top del top questo film, veramente, per questo che ho deciso di metterlo al primo posto. E ragazzi, chiaramente, che ve lo dico a fare, andatevelo a vedere subito, cioè Luca dovete andarvelo a vedere subito. E poi ragazzi, che ve lo dico a fare, un omaggio all'italiana da parte di Disney, da parte di Pixar, e non lo sosteniamo? Dai, quindi andatelo subito a vedere, strabello. Ovviamente ragazzi, menzione a parte per le canzoni di Luca e di Encanto sono veramente qualcosa di spettacolare, quindi per le canzoni, diciamo, ci sarebbe da fare un discorso a parte, e non ho assolutamente voluto che in questa top influissero in qualche modo le musiche, le canzoni, ecco. E nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto un po' di compagnia. Ovviamente fatemi sapere qui sotto la vostra top, quali sono stati per voi i migliori film d'animazione di questi ultimi anni. Io vi ringrazio per aver visto il video, vi mando un bacione e come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!